Allora, Ula, Open Day, cos'è e perché? Open Day è stato organizzato dalla nostra associazione, che si chiama Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, in occasione delle celebrazioni del 150 anni dell'Unità dell'Italia. E l'abbiamo approfittato di questo momento anche per ricordare a tutti gli altri che gli ostelli fra un anno festeggeranno anche loro i loro 100 anni. Poi ci è sembrato molto importante ricordare a tutti la filosofia degli ostelli e quella che fa da possibilità ai ragazzi giovani di incontrarsi, di convivere assieme, di conoscersi, di parlare delle proprie abitudini, delle proprie culture. Quello che al giorno d'oggi secondo noi è molto molto importante per capire anche il mondo d'oggi. Ecco, questo forse è stato il motivo principale. Una filosofia non particolarmente condivisa dai ragazzi italiani, ma forse più dai ragazzi stranieri. Ma diciamo, non possiamo generalizzare, anche tra ragazzi italiani abbiamo ragazzi che capiscono il mondo d'oggi e ci sono quelli che a cui dobbiamo aiutare a farlo capire. Le presenze qua a Genova? Le presenze a Genova, noi in questo momento stiamo entrando nella stagione 2011, che sarà la 20ª stagione dell'ostello di Genova. E aprile si preannuncia come un mese di movimento, però dobbiamo pensare che abbiamo Euroflora, abbiamo Pasqua, abbiamo il ponte del 25 aprile, cioè poi vedremo pian piano come si svolgerà la stagione. Prospettive in futuro per l'ostello di Genova? E per il momento non potrei ancora parlare, ma stiamo entrando nei progetti europei molto interessanti, non solo per gli ospiti che alloggiano presso l'ostello, ma anche per ragazzi che fanno parte di questa associazione. C'è un progetto culturale molto molto importante in corso che verrà annunciato fra qualche giorno dalla nostra associazione. Forse l'unico problema per chi viene all'ostello di Genova è un po' il trasporto pubblico. Diciamo, comincia a esserlo, sì, perché il trasporto è un po' costoso in questo momento, sì, è vero. E un'ultima domanda, tu non sei di origine genovese, quando sei arrivata e come ti trovi qua a Genova? Allora, io non sono genovese, non sono italiana, sono di origini polacche, però con tempo sono diventata italiana e sono stata adottata da questa città, visto che conduco ostello da 20 anni e devo dire che sono anche innamorata.